migliaia e migliaia di persone durante la guerra civile in Spagna. Poi aspetteremo magari le scuse della Chiesa Cattolica per la Cina fra 500 anni, fra altri 50 anni, 100 anni chiedere, la Chiesa Cattolica chiederà scusa per quello che sta facendo a Cuba e così via all'infinito. Il chiromante non è fuori legge se paga le tasse dal 18 ottobre 1997, cioè se, uno paga, se il chiromante paga le tasse non è fuori legge, beh, è parificato al cattolico, no? C'è il chiromante che legge le carte e non fa altro che il cattolico che promette il paradiso da parte del suo Dio, cioè la truffa è uguale, non c'è differenza. E giustamente la Cassazione dice che non si può perseguire. Tant'è che dal gazzettino del 18-10-97 abbiamo Padova, avevano messo gli occhi sugli averi di una novantenne e denunciato prete, sindaco e notaio. Vi dico, sono due truffatori, non c'è nessuna differenza. Dalla Repubblica del 20 ottobre 1997, il mistero, se il mistero di Fatima finisce in TV. Nessuno, allora, dice fra le altre cose questo articolo: con molto calore e colore la nostra TV ha informato della ricorrenza mostrando anche le immagini del miracolo del sole che trema, diceva la voce narrante, che, al quale avrebbero assistito 60.000 persone. Nessuno ha detto che le immagini erano tratte da un film. A nessuno è venuto in mente di usare per l'evento miracoloso il condizionale. Non avvengono miracoli tutti i giorni. Eppure con un po' di buona volontà si poteva fare un salto in Portogallo e visitare Fatima, la grande spianata dove i pellegrini in ginocchio cercano il loro contatto col soprannaturale, circondata da negozietti, zeppi di souvenir religiosi. Vi si trova anche un libretto in molte lingue, comprese la storia intitolata Memorie di Sor Lucia. E così via all'infinito. In pratica la Chiesa Cattolica, la TV di Stato sta facendo passare per vero una menzogna bella e buona. Suora francese porta in Svizzera i soldi degli orfanelli dal Gazzettino del 17 ottobre 1997, e questo ve lo lascio a voi commentare. Bene, vediamo un attimo le telefonate. Pronto? Voi Tile a Cuba, si può in diretta? Certo. Pronto? Ma non sento perché non ho la radio. Ok, buon, vai, vai. Posso? Sì, vai. Dunque, adesso se stiamo attrezzando e che abbiamo preso una videocamera, che abbiamo fatto installare un zoom molto ma molto forte, e una delle prossime sere della prossima settimana, niente, lo seguimo a sera quando che va a casa fin fossa lunga. Vedemo finalmente sta villa a Fossalunga, come che vive, da dove che vita che fa, da dove che viene fuori tutti questi cake, come che fa a campare sto popolo del vagabondo. Dopo facciamo un bel filmato e con degli appostamenti e anche a voi altri tutti Ok. speaker. Pronto? Pronto? Dimmi. Sono Alessandro. Dimmi, Sandro. Vuoi dire, mi ascolta spazi perché sennò se avete imbriati, come per pensare che la politica filosofica la possa essere scuola e istruzione? Qua vi altri parlate di filosofi di antichità, filosofi che si è passata, non c'è mica chi governi, governa filosofi, li diventa tutti i governi pazzi, non c'è mica che diventa la gente di quanto la disgraziata. Ma come è che fai parlare? Chi parlare di filosofi inglesi, mi riferisco qui come esempio principale, Sì. perché qui dell'Europa si è precisi, ma tenta di essere strani, di non centrare, di non essere coinvolti, ma lui quando chi è scherza c'è poi a fare questo. Invece Indubbiamente. l'Italia non si è mai fatto coinvolgere con nessuno, era il primato. Destra, meglio di l'Europa. L'Europa, la filosofia, la filosofa, sui interessi, su quello che si sta, la conquista, su quello che si sta, la sopraffazione. L'Italia non ha sopraffatto nessuno. Non anzi, siamo tirati fuori dai baui delle guerre mondiali, siamo tirati fuori dai baui di tutto, e si vuole mettere in mezzo con la filosofia. Ma sarà mai possibile che siamo in mezzo a baui solo perché sentiamo dei predichi filosofici? Perché mi credo che la produzione, lo sviluppo sia nella pace, nella serenità e non nei baufe. È chiaro che la gente vuole vivere in pace e non la seconda volta ancora un'altra guerra mondiale
o altri bagui o altre storie, come che sempre sta la nostra Italia, perché anche la Francia oppure la Germania, chi che sia, gli è sempre avuto interessi privati, e non altri, gli italiani non sempre avuto le barre. Quando chi era sta a finire la guerra 45, quando chi ne parlava di andare all'estero, arriveremo come liberatori, perché proprio eravamo strani a ogni forma di violenza, di fare violenza così facilmente sulla gente come se fosse l'evento, non è di mia che è violenza, non vuoi mi scherzare, è che di che è cultura, ma non sarà mai possibile. Vai che va bene, d'accordo. Stai, ciao, ciao, ci sentiamo, ciao. Pronto? Ciao, sono Roberto. Dimmi Roberto. Allora, amico, avevo qua a proposito della Cina che ti ho detto prima, sì, ed è la guerra dell'oppio, una dichiarazione della Missionary Enterprise in Cina in America, è un libro, sì, a cura di John Fairbank e della Howard University, del 1964, diceva questo. Queste dichiarazioni: all'inizio dell'Ottocento commercianti europei introducevano clandestinamente grandi quantità di oppio in Cina. Nel 1889 funzionari cinesi cercavano di fermare questo traffico illegale, praticamente degli inglesi, sì, sequestrando 20.000 casse, eccetera. In quel momento il rapporto si era inclinato fra i due paesi. Sì. Allora, col deteriorarsi delle relazioni fra i due paesi, alcuni missionari protestanti esortarono la Chiesa Cattolica a entrare in guerra facendo dichiarazioni come questa. Queste difficoltà rallegrano il mio cuore perché penso che il governo inglese potrebbe adirarsi e Dio, nella sua potenza, potrebbe abbattere le barriere che impediscono al Vangelo di Cristo di entrare in Cina. Infine scoppiò la guerra, conosciuta oggi col nome dell'oppio, alcuni missionari diedero il loro appoggio dicendo: non posso fare a meno di ripensare all'attuale stato di cose, non tanto come all'affare dell'oppio o un problema inglese, quanto come al grande disegno della provvidenza di asservire la malvagità dell'uomo ai suoi propositi di misericordia nei confronti della Cina, sfondando il muro del suo isolamento. Questi sono i protestanti. Chiudo subito. Sì, no, ti seguo attentamente. Vai. Nel 1987 l'Albany Times Union, un giornale di sì, Miami, diceva questo: l'amministratore finanziario dell'archidiocesi cattolica di Miami, in Florida, aveva ammesso, allora Albany Times Union, chiunque sì, può vedere, aveva ammesso che la Chiesa cattolica possedeva azioni di società produttrici di armi nucleari, film vietati ai minori e sigarette. Quindi no comment. Ti saluto. Grazie, ciao. E non c'è assolutamente da commentare queste notizie. Per quanto riguarda la guerra dell'oppio, il tentativo che hanno fatto i cattolici, perché anche se dopo l'hanno fatto gli inglesi la guerra materialmente, hanno usato le armi, fu una guerra essenzialmente religiosa, perché si trattava di distruggere la tensione cinese, cioè la forza dei cinesi di costruirsi come nazione, riempirli, imbottirli di oppio, spacciare eroina, far diventare una nazione di miserabili e poi spacciargli a loro il Vangelo. Questa era l'operazione in sé che si voleva fare e questo è ciò che si sta mascherando. Quello che ha detto Roberto oggi non ha fatto altro che confermare tutto questo. Vediamo un attimo. Pronto? Stiamo con la Cina 90, cosa c'entrava la Cina con 90? Non vedi mica che esiste quante relazioni, è in estesa sempre di più 90, che andiamo a furgare con la roba di altri. Non vuol dire che non sono mia, non possiamo andare a leggere. D'accordo, Alessandro. Non possiamo leggere, non possiamo. Va bene, Alessandro, d'accordo. Pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao, Marco. Senti, un giorno di 2-3 anni fa ascoltavo la RAI 3131. Sì. E c'era Violante che parlava. Ha fatto una dichiarazione, l'ho registrata, che credo eravamo poco dopo i fatti di Solidarnosc, no? Mm. E mi sembra che poi ha preso il potere, è stato eletto presidente Valese, no? Certo. Bene, in quei momenti, no, della vita politica, si era permesso, e non so chi l'ha fatto fare, di far entrare 12.000 colombiani, e adesso volevo chiederti perché, perché io non riesco a capire, di far entrare, non credo abusivamente, ma quasi, insomma, come diceva Violante, o in modo abbastanza poco, come si può dire, poco pubblicizzato, no? Farli entrare in Polonia,
Ecco, non ha aggiunto altro. Perché questa operazione? Cioè, la Colombia ha a che fare con la droga? No, non penso. Penso che l'operazione sia stata più politica che altro. E cosa ci faceva? Beh, guarda che ci sono i cattolici che stanno importando religiosi da tutto il mondo, eh. Io ho un ritaglio del Gazzettino in cui addirittura la questura si muove per facilitargli nei visti di entrata. Cioè, stanno riempiendo i cattolici, ma suore, cioè, stanno importando del terzo mondo. Allora, scusa, sì, sì. C'era la previsione che con questo nuovo insomma, clima così politico, eccetera, si sarebbero aperti, non so, lavori, fabbriche, eccetera, in modo da impiegare anche i colombiani, ma che senso ha, visto che l'economia sovietica, eccetera, che aveva influenzato la Polonia, non aveva certo arricchito i cittadini polacchi, quindi se c'era un nuovo cambiamento politico avrebbe dovuto almeno agevolare all'inizio la popolazione polacca, non so. Beh, se mi capisci, sì, perché no, far entrare questi 12.000, non so. Ma detta così talmente in modo enigmatico, no, che sì, non so, collegavo il fatto che i colombiani, eccetera, sai, lì... Beh sì, ma quello è un altro discorso, insomma, dai, non penso che li abbiano comprati con la cocaina o per la cocaina. Sì, ma perché farli entrare quasi clandestinamente in Polacca? Vorrebbe vedere i dati reali della... dell'operazione, capito? Ecco, volevo parlarne un po' con te. Non so del fatto, capito? Poi mi viene da ridere perché l'altro giorno ascoltavo su un'altra radio che è emittente, no? Stanno facendo così a puntate la vita di Claudio Villa. E allora ha raccontato il suo momento un po' brusco quando ha dovuto divorziare da sua moglie, no? Sì. Dalla prima moglie. E lui ha avuto a che fare con la Sacra Rota, no? Sì. E allora ha detto che, siccome non c'era ancora la legge sull'aborto, lui ha dovuto frequentare gli uffici vaticani diverse volte, appunto, per vedere di iniziare queste pratiche. Ha definito la Sacra Rota un'associazione a delinquere. Sì, sì, ma lo è. Lo è senza... Ma così, senza mezzi termini. Sì, sì. Poi, tra l'altro, insomma, lo hanno spennato ben bene, perché andavano a richieste di soldi da 10 milioni una volta, 6 milioni un'altra volta. Sì, poi lì c'era quel famoso, ti ricordi... Qui era un Giorgione, lo chiamavano, che raccoglieva, si era spacciato per avvocato, che raccoglieva dei soldi, sempre sembrava per fini religiosi, eccetera. Poi è stata tutta una truffa. Io so che ce ne sono parecchi. Poi che ci sono ammazzati anche, sono stati denunciati dei frati. Insomma, anche lui è finito dentro questo giro, insomma, sentire che epiteti. Sì, sì, ma guarda, quando si tratta dei soldi è bravissimi. Poi un giorno era lì in Vaticano e lì vede arrivare dentro, si incontra con Licio Gelli al secondo piano degli uffici apostolici, e allora Claudio Villa strabuzza gli occhi, che tra l'altro era già stato affiliato alla loggia massonica P2, però lui credeva fosse una cosa abbastanza così acqua e sapone, no? E allora dice Licio Gelli, ma scusa, dice, cosa ci fai tu qui in Vaticano? E dice, già gli risponde tutto tranquillo, se sapessi, Claudio Villa, quanti fratelli abbiamo qui in questi palazzi apostolici. E allora mi collego tutta questa faccenda col libro In nome di Dio e avanti. Sì, sì, e se fatto. Posso, guarda, vorrei proprio che la gente, se avesse occasione, lo leggesse quel libro. Vabbè. Guarda, sinceramente, dopo aver letto quel libro, ho fatto fatica a mettere piede in chiesa. Adesso qualche volta accompagno mia figlia a messa. Ciao. Ciao auguri, ciao Marco. Ciao. Allora, diciamo due cosette all'amico Alessandro, tanto ringraziando Marco. Alessandro, io faccio la mia trasmissione e dico quelle cose che appartengono alla mia trasmissione. Se tu vuoi delle cose diverse, ti rivolgi a un'altra trasmissione, ad altri concetti. Tu non puoi venire da me e dire da me cosa tu vuoi sentire. Le cose stanno in quel modo, che ti piaccia o non piaccia, che poi chiaramente a te non ti vanno quelle cose, ti va bene di sentire altre cose, benissimo, ascolterai altre cose. Però questa è una trasmissione che serve per sviluppare questi concetti, questi pensieri. Per cui non prendertela se senti cose diverse o che non ti piacciono. Pronto? Tu parli sempre di politica? Tu parli sempre di politica? Io quando ti chiedo un pezzo di pane, devi dare un pezzo di pane? No, un sasso. Ok, ciao Sansa. Ciao. Io do quello che offro, non quello che gli altri mi chiedono. Cioè, sono io che determino il concetto, il pensiero, sono io che organizzo le trasmissioni e sono io che sono qua per parlare di quello che io penso e di quello che io intendo comunicare. Dopodiché posso dialogare con le persone, però questa trasmissione nessuno mi paga, mi dà uno stipendio per venire qui in trasmissione. Questa trasmissione, io rinuncio a mezza giornata di lavoro, pago soldi di benzina, mi sposto per arrivare fin qua e
ho dei costi e questi costi li posso sostenere perché sostengo la mia passione, sostengo il fatto di diffondere il paganesimo e la stregoneria come concetti. Se tu vuoi altre cose, Alessandro, devi rivolgerti ad altre persone, puoi pretendere che io faccia quello che tu vuoi che io faccia. Io seguo le mie passioni e seguo i miei desideri. E le tue passioni, i tuoi desideri li puoi o coltivare tu oppure rivolgerti a chi te li può soddisfare in maniera diversa, non certo comunque da me. Bene, andiamo un attimino avanti. Allora, abbiamo illustrato i concetti filosofici che stanno alla base della liberazione degli esseri umani dall'assolutismo. Cioè, uscire fuori dall'assolutismo è stata una delle più grandi operazioni di stregoneria che mai ci siano state. Prendiamo un attimo. Pronto? Purtroppo tu dici cose che non stanno in cielo in terra, nessuno ti bada. D'accordo, ok, grazie. Ciao. Perfetto, anche se nessuno mi bada, non mi interessa assolutamente niente. Cioè, lo scopo di questa trasmissione non è quella di fare proselitismo, di fare seguaci, è quella di diffondere un pensiero. Se poi a questo pensiero non piace, che nessuno lo ascolti, non ha nessuna importanza. Non sta a me fare questo. Il pensiero che noi stiamo sviluppando è un pensiero che è un'operazione di stregoneria che va dall'Ottocento fino al 1789. In questa operazione di stregoneria ha uno scopo fondamentale, portare gli esseri umani fuori dall'assoggettamento del Dio assoluto, fuori dalla posizione in ginocchio. Abbiamo detto che uscire dalla posizione in ginocchio non è una cosa che possiamo fare con una guerra o che possiamo fare in un attimo. Dobbiamo costruire una struttura di pensiero e sedimentare questa struttura di pensiero, non solo, ma far diventare questa struttura di pensiero necessaria per il sistema sociale, necessaria per la società in cui viviamo. Cioè, se la società in cui viviamo è abituata a portare gli esseri umani come bestiame al macello, noi non è che ci possiamo limitare ad uccidere chi porta gli esseri umani al macello, ma dobbiamo costruire negli esseri umani la volontà e la necessità di percorsi diversi dalla strada che porta al macello. Per fare questo sono necessarie molte e molte generazioni. Perché questo? Perché la costruzione dell'essere umano in ginocchio è un lavoro duro, difficile e violento, e l'uscita dalla posizione in ginocchio è un lavoro duro, lungo, lunghissimo, perché non è violento. Cioè, rifiutando la violenza, perché la violenza può distruggere ma non costruisce il divenire umano, il discorso si fa lunghissimo. Ed ecco perché abbiamo passato un periodo fra l'Ottocento e il 1789. Col 1789, cioè con la Rivoluzione francese, questo concetto diventa ovvio nel fare degli esseri umani. Vediamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giulia. Dimmi. Stammi un po' a sentire. Tu parli di questo paganesimo, eccetera. Adesso, devono fare santo Padre Pio. Che ne dici? Allora, tanto sono robe sue. Sono cose loro. Sì. Quello che ma io non vorrei neanche che mi prendessero tanto in giro, capisci? Sì, beh, quello sarebbe loro. Io non è che intervengo su quello che fa la Chiesa. Io leggo della Chiesa le relazioni che hanno con gli esseri umani. Sì. Cioè, è chiaro che facendo santo il Padre Pio, lui ha il controllo di tutte quelle persone che gli piaceva il Padre Pio. Cioè, gli controlla meglio e gli fa versare meglio i soldi. Stimate che parlano di queste cose. Sono delle grandissime stupidaggini, sia le stimate che tutte, sono delle grandissime cazzate. Addirittura io ho letto di sfuggita un articolo, no? Adesso lo toglierò, magari per la prossima volta ne parlerò, dove Padre Pio si stava scannando con Giovanni XXIII. Sì, lo so che non avevano d'accordo. Ecco, però. Allora, o è il santo l'uno o è il santo l'altro, secondo la logica della Chiesa Cattolica. Dopo io mi tiro fuori perché io non sono cattolico. Però quello che hanno parlato di quel miracolo di quella signora che era... Sì. So che era medico da ma guarda caso, dalla Polonia. Sì, ma guarda caso, tutta gente ricca. Capisci? Non povera. Esatto. E i poveri, poveretti, sono poveri sempre. Sì, appunto. Questo è il punto, no? E la Chiesa è molto ricca, sta sempre con i ricchi, con sì. Belli, tutta quella gente là. Tu pensi che lei facendo Padre Pio, no? Santo, fa versare i soldi per costruire la basilica per Padre Pio, sì. Per costruire il rifugio. Ma i soldi ancora, no? Altri sì, esatto, esatto. Certo. Questa è l'operazione vera che stanno sì, facendo. Sì, ma guarda, stanno un po' a sentire. Dimmi. Io non tollero queste cose. Come San Gennaro, che anche quello...
ogni anno, ogni tre anni, non so cosa fa. Sì. Il sangue, eccetera. Ma io, guarda, sono ignorante completamente, ti giuro, sono ignorante. Mm. A volte, però nel mio io non ci ho mai creduto tanto, perché io dico, ma quando muoiono tutti quei poveretti che si mutilano nelle guerre, sono sempre i poveri che muoiono, certo, anche i ricchi, perché certo, i ricchi scappano ogni soldi, certo, e vanno in Svizzera, vanno in Francia, vanno dappertutto, no? Sì. Anche come adesso, come la guerra in Jugoslavia, sono morti i poveri, mica i ricchi, eh. Ma... eh? Certo, sono d'accordo con te. Ma e allora, ma non possiamo ragionare un pochino, no? Eh no. Se tu, come la, se tu ragioni, la donna di Čestochová là in Jugoslavia, anche quella è servita per far scoppiare la guerra in Jugoslavia, no? Quella serviva solo per far scoppiare la guerra in Jugoslavia, la Međugorje. Ma tutte quelle cose che... insomma, io non riesco... quelli poveretti avevano tanta fame, cosa vuoi, hanno visto la luna anziché... No, ma non è solo quello, sai, esistono anche fenomeni normali, cioè fenomeni sì, anche abbastanza... sì, sarà magari, non so... delle nuvole, delle cose che... no, ma esiste anche un fenomeno di percezione extrasensoriale, capisci? Sì, però esiste le persone vengono talmente massacrate, da messe in ginocchio fin da bambine, no? Che ogni volta che vedono qualcosa di strano scambiano la Madonna e via, hanno le visioni, no? Esatto. Ecco, io però non vorrei essere presa in giro, questo è che mi dà fastidio, sai, queste cose qua. Loro ci provano sempre, guarda, mi dà fastidio che adesso non so quanti santi hanno fatto quest'anno, santo qua, santo là, quello lo volevano fare santo, ma... e allora tutti i santi che erano dello stesso calibro di questi, che santi sono? Bisognerebbe chiedergli a loro. È come Santa Teresa di Calcutta, ma... sì, come Santa Teresa di Calcutta, non è ancora stata santa, vabbè dai. La faranno comunque, non lo so. Va bene Giulia. No, ma state a sentire, ai poveri non voglio dargli la carità, io vorrei dargli la dignità ai poveri, non sono, la carità. Sono perfettamente, capito? D'accordo con te. Sono d'accordo con te. Io ai poveri vorrei dargli un sussidio, €500.000 costruire delle condizioni di vita che diverse. Che si arrangiano loro, che vivono come vogliono. Condizioni di vita diverse. Ma non... io ai poveri, ma i poveri... come sono bestie? Che schifo questi poveri, che, diceva il capo. Come sono bestie questi poveri? E loro si godono con questi. Certo, infatti è una forma psicologica, di depravazione psicologica. Non tollero che mi prendano in giro, guarda, questa cosa, ma la gente deve... comunque prova a dirglielo a loro. Così demente. Va bene? No, ma è chi che ci va dietro che mi dà fastidio, capisci? Va bene. Ciao. Anche a me, ciao, grazie, ciao. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono la Roberta di Vicenza. Ah, ciao Roberta. Guarda che stavo preparando trasmissioni sul paganesimo, sa, quando ho finito sto ciclo le comincerò. Così. Guarda, fai quello che vuoi. Grazie, molto a parte gentile. Che io sono sempre più, non capisco sempre più niente di quello che dici. Più ti ascolto e più non capisco. Sì, beh, è logico. No, non è logico. È logico, sì. No, non è logico. Perché tu dovresti spiegare le cose in modo che io capisca. Ascoltami. Dimmi tutto. Dopo volevo dirti una cosa. Posso farti un'osservazione? Certo, anche due. Non devi accettare solo quelli che ti danno ragione. No, aspetta che finisco. Perché no? Quelli che ti vanno contro è perché non capiscono come me. Capisco. Ma indubbiamente, sono d'accordo anch'io. Però esiste un limite, capito? Poi che ci sono anche non quelli deve che toccare vanno il personale. Contro per il gusto sempre di distruggere. No, non deve toccare il personale, capito? Ah no, quello no. Quello no, perché io non potrei mai toccarti personalmente, perché non ti conosco. Sì, ma comunque, anche se mi conosci, cioè, esiste anche un modo di usare il telefono dall'altra parte, certo. Capito, che ad essere un po'... senti una cosa, dimmi adesso tutto. Ti faccio l'ennesima... critica, dai, critica. L'accetti, no? Sì, come no? Allora, ma Dio esiste? No. Ecco, e allora no, ho capito una cosa, spiegami perché ti accanisci contro una cosa che non esiste. Sì, perché esiste la descrizione. Aspetta, e allora quelle descrizioni, no, secondo me, sono come i giornalisti al giorno d'oggi, capito? Io li colloco come dei giornalisti che hanno scritto delle grandi balle,
Perché, per esempio, io che sono anticlericale completamente, proprio perché cioè, hanno rovinato a me personalmente, posso dire che mi hanno rovinato la vita per la loro cultura, diciamo, no? Cattolica. Però io in effetti non odio quel Dio, hai capito? Perché sono arrivata al punto di capire che non esiste, non vale neanche la pena che io ne parli. Giusto, dal tuo punto di vista è vero. E allora, quando tu dici, no, per esempio per me, quando tu dici il macellaio, cioè, sono cose che non mi toccano, però sono dure, hai sono, capito? Sono dure, sì, sono dure. Rompono anche. Però dopo penso, ma perché lui continua a offendere qualcosa che non c'è? Ma io non offendo, chiamo le cose col loro nome, non offendo. Sì, eh? Ma quelle parole dure, hai capito, che tu usi, no? Sì. Cioè dico, ecco, questa è l'osservazione che ti volevo sì. fare. Continuo ad ascoltarti. Grazie. Ciao, Roberto. Cara Roberta, hai ragione tu. Però io le uso per un motivo ben preciso. Cioè, il mio fine non è solo quello di ignorare una cosa. Che non... Beh, vediamo un attimo, dopo ti rispondo. Pronto? Chiedo scusa, sono Marco. Dimmi Marco. Se non ho sbagliato a capire, la signora ha telefonato adesso a Roberta. Sì. Lei sostanzialmente si definisce anticlericale. E ha fatto un discorso che vorrei anche proprio seguire un po' quello che ha detto, perché sarebbe molto interessante sviluppare quello che ha detto. Però voglio dire, lei crede in Dio, la Roberta? Sembra di no. Ah, non crede neanche. No. Oltre a essere anticlericale non crede in Dio. Sì, e allora devio da un'altra parte, perché volevo fare una domanda. No, perché se era credente in Dio, gli avrei chiesto come spiega il terremoto, per esempio. Vabbè, ma il terremoto è il respiro della terra. Va bene, per i credenti in Dio, visto che loro no, hanno tutte le spiegazioni, sanno anche qual è la spiegazione che definisce Dio. Volevo dire, quello che ti fa osservazione a te, lei fa dell'osservazione e dice, perché te la prendi con qualche cosa che tu effettivamente dentro di te non credi? Ed è giusto se fosse un fatto solo tuo. Ma io credo che tu con questa, visto che vai su una radio a parlare, quindi interessi diversi aspetti della società, no? E diverse persone, le persone compongono la società. Quindi se all'interno di questa società ci sono delle idee sbagliate su Dio, io credo che la tua trasmissione sia questo, cioè va a colpire con l'idea sbagliata, no? Attraverso anche quelle parole forti che tu adopi. Certo. Infatti stavo dicendo questo non in maniera credo un po'... Che tu fai, non credo che tu fai un crimine particolare se attacchi... Oddio, ti prenderai le responsabilità per quello che dici, ma dal momento che tu non credi in Dio, non puoi neanche offenderlo dicendo questo. Perché per te, non esistendo Dio, tu attacchi con parole pesantissime, non un Dio che esiste, ma un'idea che esiste all'interno della testa della gente, che è stata propagata per 2000 anni da storie, da teologie. E che costruisce le persone. E che costruisce. Per esempio, prima leggevi no, il pensiero dei filosofi o dei letterati o dei studiosi che hai portato prima, chi erano filosofi a maggior parte, no? Tutti filosofi. Ecco, e tu hai accennato a una cosa importantissima, credo parlassi di Leibniz, mi sembra, che diceva che oppure prima ancora, che diceva che ogni mente, no? Fa nascere in spontaneamente delle idee senza averle già preconcette. Esatto, a priori. E ha dimostrato che quello che dicevano i filosofi greci, della lettura classica, cioè classici, era errato, perché dicevano che noi ragioniamo in certo modo perché abbiamo delle costruzioni mentali che probabilmente si ripercuotono. Ecco, ha detto una cosa giustissima, che però, secondo me, se tu... va a relativizzare anche la filosofia oppure il pensiero filosofico che si forma nella testa anche di quelli che vogliono filosofare. Perché? Perché ogni persona, se è vero che elabora certe cose dal punto di vista proprio, dal punto di vista delle esperienze che ha, che sono sostanzialmente personali, del modo di reagire a certe cose che non è uguale per nessuno, automaticamente tutte queste esperienze diverse procurano anche uno sviluppo di un'idea diversa. Certo. Allora, quando tu in filosofia leggi un'idea di uno, non è detto che quella è giusta. È giusta solo se è confrontata con tutte le altre idee, perché anche quelle hanno avuto la stessa percorso per formarsi. Anche il discorso stesso... Ok, Marco, grazie. Ecco, allora anche tu in questo caso stai facendo lo stesso lavoro che potrebbe fare un filosofo. Sì. Solo che tu vedi dal tuo punto di vista una situazione, no? Per cui ti scontri una situazione, una realtà che insomma dopo 2000 anni, per esempio, il cristianesimo è vincente come filosofia e come religione, no?
e tu dici state attenti che qui c'è un imbroglio di fondo. Tutto questo lavoro che stai facendo, no, io credo perfetto, sì, perché sì, guarda, sì, mi piace sentire che fai, perché è anche cultura, è letteratura, è avvisare la gente, guardate che c'è stata gente 200-300 anni fa, 800 anni fa o dall'800 come dici tu, al 1789, che ha pensato anche per noi, perché adesso noi pensiamo attraverso anche l'elaborazione di tutto quel pensiero. Ecco, allora io credo che se ti si può fare una critica, sia effettivamente da criticare in modo quando adopri delle parole pesanti, perché ti ascolta un 90% di persone che hanno avuto un'istruzione religiosa cattolica o cristiana, e quindi è pesante, e tu secondo me vai giù di brutto appunto perché vuoi anche attirare l'attenzione su di te, probabilmente, no? Però il fondo ti vedo pulito, nel senso, cioè tu dici state attenti che qui non ci confrontiamo sulle stupide o sulle parolacce, ci confrontiamo partendo dalle parolacce su dei equivoci di fondo. Marco, ti farò un regalo. È così o non è così, Claudio? Sì, perché io penso hai che... centrato moltissime cose, ma ti farò un regalo a fine trasmissione. Vabbè, dai. Ti regalerò, ti leggerò dei passi di un Vangelo, e dopo te lo lascio a te trovare che Vangelo è. Va bene? Avrei preferito che la Roberta fosse credente in Dio. No, vabbè. Fosse credente in Dio, tutto qua, ciao. Ciao. Pronto? Scusa Claudio, siccome vado a braccio, no, dovevo dirti un'altra cosa importante, dai, mi sono dimenticata. No Marco, no, non ci credo io, Marco, sta tranquillo, se no non parlerei così. No, volevo dire un'altra cosa, secondo me questo tuo modo di presentarti, no? Il fatto che gli uomini hanno distrutto, diciamo, fatto fuori il paganesimo, hai capito, ma sono stati gli uomini in nome di Dio, in nome di una cosa che non c'era. Io sento tante volte questa tua rabbia, perché la sento, tu dici che non odi, dici no. Però a volte si sente che tu dentro di te c'è questo, che hanno distrutto, hai capito, una cultura, no? Ecco, io Dio no, ma gli uomini sì. Va bene Roberta, ciao. Allora, vediamo un attimino, Marco intanto ha detto il 75% delle cose che volevo dire io, o meglio, le ha detto forse anche meglio di me, per cui intanto grazie a Marco. E il problema è questo, che le persone non hanno ancora compreso, secondo me, a sufficienza, è che il Dio descritto nella Bibbia, il Dio biblico, che è il Dio dei cristiani, il Dio dei cattolici, che è anche il Dio dei musulmani e che è anche il Dio degli ebrei, è il male. Cosa significa questo? Che il suo scopo è quello di distruggere il divenire degli esseri umani. Qualsiasi cosa io vado a costruire, devo necessariamente scontrarmi col male. Non posso fare diversamente. Tutti i tentativi storici fatti precedenti sono falliti. Pronto? Pronto? Sì, Radio Gamma. Ti parla Radio Gamma? Sì. Io per il signor Claudio? Sì, sono io. Come mai ti parli così? Scusi, non capisco. Sei tu che sei contro Dio? Ciao, no, è Dio che è contro di me, o meglio, la descrizione biblica che è contro di me. Guarda che Dio esiste. Va bene. E se non ci fosse stato lui? Va bene. Non saremmo neanche qui. No, vabbè, d'accordo. Perché lui ha fatto il cielo. Non è vero, non è vero. È tutto. Non è vero. Come? Non è vero. Eh sì. No. Eh sì. No. Purtroppo. Va bene, d'accordo. Dimmi tutto, dai. Tu, se non conosci Dio, non puoi neanche dire niente di Dio. Come no? Ho visto tutti i massacri che ha fatto. Ma mi ha distrutto Sodoma e Gomorra? Ha mandato il diluvio universale? Ma dove li hai visti? Come no? Secondo gente è stata messa in ginocchio per questo. E adesso... Viene costretta a pregare addirittura le persone. Ma che sisma che è venuto? Ma che c'entra questo sisma? Non gli l'ha mandato Dio? Chi l'ha mandato? La terra, sono fatti i suoi, adattamenti suoi, è la volontà della terra. Ah, sono le sue condizioni. Chi l'ha mandato Dio? Ma chi me frega se avete Dio? No, in ogni modo, sempre. Vabbè. Giovane mi sembra. Come no? Ecco, e io sono, potrei essere tua nonna. Ah, non credo proprio, sai. No. Non credo proprio. Perché? Perché forse sono più vecchio di quanto pensi. E io ho 78 anni. Beh, hai 78 anni, vabbè. E allora? Beh, potresti essere mia madre. Non credevi della voce, forse? No, mia madre ne ha 72, per cui vedi tu. Senti, però, Dio esiste. Vabbè, questa è la tua convinzione e io te la lascio dire. Più di così non posso fare altro. Si può parlare male di una persona che non... No, deve pagare per i suoi delitti. Ok, tanto grazie, sì. Certo. Che ti ha fatto? Come no? Gli uomini fanno i delitti. D'accordo. Noi li facciamo. Ciao, bella.
Ciao, e ascoltami ancora. Non sono gli uomini che fanno i delitti, è Dio che ha massacrato a Sodoma e Gomorra. Purtroppo questo concetto sarà difficilissimo a far capire le cose. Finché le persone vengono messe in ginocchio, gli esseri umani vengono distrutti. Bene, intanto è arrivato Mario. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi do appuntamento per dalle 19 alle 20. Devo leggere qualcosa per Marco, gli avevo promesso, purtroppo io non mi aspettavo Mario, mi aveva detto che non arrivava, invece non c'è. Comunque Marco, ti prometto che te lo leggerò la prossima volta, quello che ti devo leggere. Bene, a risentirci alle 19, fra 19 e 20. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e ci risentiamo alle 19 con la lettura del libro dell'Anticristo.